Ci sono storie che meritano di essere raccontate in tutti i campi della vita, nello sport ancora più, di più se si parla di solidarietà, se si parla di affetti e se si parla di un gesto nobile, come quello di Riccardo Callara che è qui accanto a me. Da quest'anno gioca a Montecatini, ha 21 anni compiuti a giugno, ma ha la maturità di una persona che ha preso una decisione importante. Ovviamente lascio a lui raccontare di cosa si tratta. 7 mesi fa, a causa del cancro, mia nonna è mancata, è venuta a mancare e da un po' di tempo stavo pensando a questa iniziativa, però non riuscivo a trovare il modo per poterla far nascere e siccome gioco a basket ho deciso quale cosa migliore se non prendere come iniziativa appunto il basket per poter cominciare questa donazione e quindi ho pensato di donare 10 euro ogni tiro da 3 realizzato durante la stagione che comincerà il 1º ottobre ed è un'iniziativa che non mi sarei mai aspettato che raggiungesse questo rumore, questo grado di popolarità anche su Facebook. Ringrazio Montecatini, la mia ex società Montegranaro dell'anno scorso. Ieri mi ha fatto l'articolo a giornata tipo su Twitter, quindi sono felicissimo, sono alle stelle e non mi sarei mai aspettato tutto questo rumore, però sono molto contento. Sono molto contento perché significa che c'è ancora gente che apprezza queste piccole cose che vengono dal cuore. Detto che Riccardo, la sua specialità è il tiro da tre, e detto che i social amplificano sempre queste iniziative, bisogna ora chiedersi, per ogni canestro esulterai due volte, sia per la squadra che per te stesso. Esulterò 3 volte per la squadra, per me stesso e per mia nonna. E Riccardo, ancora a maggior ragione, sabato e domenica avete un torneo qui a Montecatini, dedicato alla memoria di Gianluca Cardelli, che è stato proprio una vittima del cancro anche lui. Il torneo il cui caso sarà devoluto all'AIRC, quindi a maggior ragione sembra proprio un filo conduttore ideale. Esatto, infatti anche questo è stato uno spunto dal bellissimo discorso che ha fatto il press in comune quando ci hanno accolto tutta la squadra ed è stata anche questa una scintilla che poi insieme ad tanti fattori hanno portato a questa mia scelta.